mettete in sarcina oggi la presentazione del piano regolatore del porto, come sarà in futuro il porto di Catania? Sarà un porto moderno, aperto alla città, ma capace anche di catturare traffici commerciali, che è la sua vocazione principale. Il problema è proprio risolvere questo, come dire, questo dualismo tra la parte commerciale e la parte cittadina. Noi crediamo in due o tre mosse che abbiamo studiato a fondo, crediamo di avere risolto questo problema e di avere trovato un po' la chiave di lettura per queste cose che dicevo. Ci sarà una nuova tassina yacht e barche che ospiterà oltre 700 imbarcazioni, uno spazio anche per le cantieristiche. Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo pensato di fare una nuova imboccatura portuale, proprio per evitare che si continui a passare dalla stessa imboccatura, sia che si sia su una nave, sia che si sia su una barchetta, e così dare la possibilità alle barche di avere un proprio porto, come accade in molti porti europei, senza avere interferenze con la parte commerciale, che invece fa un altro lavoro completamente si fonda su una tipologia di nave e di barche completamente diversa. Quindi bisogna distinguere i flussi, distinguere gli spazi e anche distinguere evidentemente le normative che tutelano questi spazi, perché nelle parti commerciali noi abbiamo delle normative rigide che ci impediscono di garantire il libero accesso, invece nelle parti di portistica tutto questo ovviamente non c'è. Area crociere si investirà sulle future navi da crociera che sono oltre 340 metri e ne ospiteranno addirittura 4 in contemporanea. Sì, diciamo che la quarta è ovviamente una condizione di emergenza, noi ce lo auguriamo ovviamente. Lì c'è un po', si vede la flessibilità di questo piano che dà la possibilità di spostare un pochettino le funzioni all'interno di certi range da un obiettivo ad un altro in funzione di come poi andranno effettivamente a collocarsi i traffici nella loro evoluzione futura. Sì. E poi infrastrutture dal punto di vista trasportistico della viabilità per distinguere il flusso del traffico cittadino da quello portuale? Sì, direi proprio di sì, se non si fa quello non abbiamo concluso nulla. Oggi purtroppo c'è una promiscuità dannosa sia per il porto che soprattutto per la città, con l'ipotesi di tunnel che abbiamo studiato noi, e questa promiscuità si abolisce e di conseguenza si potrà finalmente avere un miglioramento netto di tutta la viabilità. Infine una particolare attenzione alle tematiche ambientali, quindi sarà un porto green, addirittura alcune strutture saranno autosufficienti dal punto di vista energetico. Quello ce lo impone il Ministero anche a bocce ferme, quindi noi abbiamo sicuramente la volontà di fare tutta una serie di tutti i nuovi interventi previsti saranno interventi fatti con estrema attenzione all'ambiente, e abbiamo fatto e stiamo facendo ancora tutta una serie di studi che in questa direzione vanno. Ma accanto a questo poi ovviamente tutti gli interventi infrastrutturali che noi facciamo, l'edilizia soprattutto ed altro, dovranno essere fatti in modo tale da essere autosufficienti completamente. Noi non dobbiamo, diciamo, ovviamente produrre energia per gli altri, non ha questo senso, ma dobbiamo produrre energia per noi stessi e andare in autoproduzione il più possibile. A Cireale iniziano i lavori di restauro dell'ex convento dei Carmelitani. L'ex convento dei Carmelitani di Acireale sarà un luogo di incontro, di conoscenza e studio, un importante centro sociale per la comunità e ospiterà l'archivio storico. Il complesso conventuale sarà interessato da un imponente restauro finalizzato a garantirne la conservazione e riuso. Stamattina il sindaco Roberto Babbagallo e l'assessore ai lavori pubblici Salvo Licciardello hanno consegnato i lavori di restauro e consolidamento dell'ex convento dei Carmelitani. Il progetto di rigenerazione urbana denominata Smart City delle Aci, restauro e consolidamento statico dell'ex convento dei Carmelitani, annesso alla chiesa Maria Santissima del Carmelo, da adibire a centro sociale e archivio storico, ha un valore complessivo di 3.510.000 euro ed è finanziato nell'ambito del Pingua con fondi del PNRR. Riaprirà venerdì pomeriggio Villino Favaloro a Palermo. Sarà sede del Museo della Fotografia. Il Villino Favaloro di Palermo riapre a pubblico e ospita il primo museo digitale di fotografia della Sicilia. Sono infatti giunti a termine i lavori di restauro curati dal Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione. Iniziati nel 2019 per un importo complessivo pari a 1,7 milioni di euro del PON, Cultura e Sviluppo, hanno portato alla realizzazione di un percorso multimediale di realtà aumentata, con schermi interattivi e monitor touchscreen.
La presentazione alla stampa di questo prezioso gioiello d'arte e architettura avverrà venerdì 22 marzo alle 16:15 in piazza Virgilio 32 a Palermo. Alle 17 la cerimonia con le autorità. Saranno presenti il presidente della regione siciliana Renato Schifani, l'assessore beni culturali all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il dirigente generale del dipartimento Mario La Rocca e la responsabile del centro del catalogo Laura Capuggi. Allo stadio Euganeo di Padova, gara di andata della doppia finale di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Si gioca davanti a circa 5.000 spettatori, 2.000 i tifosi del Catania. Al seguito della formazione allenata da Michele Zeoli, l'arbitro della partita è Mario Perri della sezione di Roma. Parte subito forte il Padova che dopo 12 minuti passa in vantaggio, allarga sulla corsia di sinistra a Radrezza, poi sul cross di Zamparo arriva il gol del vantaggio di Palombi. Niente da fare per Furlan, battuto il portiere del Catania, gol dell'1-0. Molto bravo qui nella circostanza Palombi, che riesce a indirizzare il pallone di piatto destro nell'angolo alla sinistra di Furlan. Bello anche il traversone dalla fascia sinistra del centravanti Luca Zamparo. Non si ferma il Padova che raddoppia su azione da calcio d'angolo. Il colpo di testa vincente è di Lorenzo Crisetic, 2-0. Calcio d'angolo battuto con precisione da Radrezza che va con il mancino. Pallone ad uscire sul quale trova il tempo dell'inserimento Crisetic. 2-0 per il Padova dopo 25 minuti. Fa fatica nel primo tempo il Catania a costruire occasioni da gol, anzi rischia ancora al 35esimo, sempre Radrezza protagonista, pallone servito a Palombi che si smarca ma trova soltanto l'esterno della rete, con deviazione però del portiere Furlani in calcio d'angolo. Ancora Padova protagonista al 39esimo, pallone che spiove dentro l'area di rigore, il tiro al volo di piatto destro di Capelli è parato da Furlan. Nel finale al 47esimo, conclusione a fil di palo, pallone calciato da Radrezza. Azzecca però i cambi il Catania che col passare dei minuti nel secondo tempo guadagna campo e costruisce anche situazioni interessanti. Qui protagonista è Chirico che però non riesce a mettere il pallone al centro, stavano arrivando due compagni a rimorchio. Intervento del portiere Zanellati. Il gol del Catania arriva su calcio d'angolo, lo batte Peralta, la deviazione vincente di testa è di Salvatore Monaco. Gol dell'ex per Monaco, punteggio dunque 2-1. Corner sul primo palo di Peralta, ottimo inserimento di Monaco che anticipa i suoi diretti avversari e supera Zanellati. Al 78esimo occasione per il Padova, se ne va sulla destra Fusi, serve al centro Mattia Tordini, il destro dell'ex attaccante del Lecco è ribattuto dal portiere Furlan. Nel recupero poi calcio di punizione ancora di Peralta con deviazione di Bortolussi che salva e mette in calcio d'angolo. Prima della fine arriva il cartellino rosso per Welbeck, inizialmente l'arbitro estrae il giallo, poi però richiamato al monitor cambia il colore del cartellino. In effetti l'entrata molto pericolosa di Welbeck su Bortolussi e dunque rosso diretto e Catania in 10. Questo è l'intervento di Welbeck su Bortolussi. Finisce così 2-1 per il Padova sulla Catania. Si deciderà tutto nella gara di ritorno il 2 aprile allo stadio Massimino. Sostenere l'Ucraina è nel nostro interesse, servono più armi, ha detto giovedì il segretario generale della NATO. Jens Stoltenberg ha presentato a Bruxelles il rapporto sul 2023 dell'Alleanza e ha parlato della guerra e della minaccia posta da Putin. The Ukrainians are not running out of courage, they are running out of ammunition.
Every day of delay has real consequences on the battlefield in Ukraine. So this is a critical moment, and it would be a grave historic mistake to allow Putin to prevail. So we can say actually... Il rapporto menziona come minacce alla sicurezza atlantica anche il Medio Oriente, la Cina, il terrorismo internazionale e il cambiamento climatico. Da Stoltenberg è arrivato un plauso ai 18 membri della NATO su 32 che spendono almeno il 2% del PIL per la difesa. L'Italia è ancora sotto l'1,5%. È salito ad almeno 2 morti e oltre 10 civili rimasti feriti nei bombardamenti ucraini sulla regione russa di Bielgorod. A riferirlo il governatore Vyacheslav Gladkov. Nei territori russi di confine, i sistemi di difesa aerea di Mosca hanno intercettato e distrutto durante la notte tra il 13 e il 14 marzo 14 droni ucraini. Il Ministero della Difesa russo ha inoltre parlato di altri tentativi da parte di sabotatori ucraini di penetrare nella regione russa di Bielgorod, vicino al villaggio di Spodaryushino. Dal Giappone, dove si è conclusa la visita di lavoro di 3 giorni, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha parlato anche della situazione in Ucraina e delle dichiarazioni di Vladimir Putin di essere pronta a una guerra nucleare. I had already visited Kiev and the plant Zaporizhia and met with President Zelensky, so I could have an important conversation with President Putin, where I expressed my views on the situation at the plant and could evaluate further steps. But I don't think we see at the moment conditions for the use of nuclear weapons if we are referring to the war in Ukraine. Vilnius attacca Mosca per l'attentato a Leonid Volkov, stretto collaboratore del defunto Alexei Navalny. Secondo il servizio di sicurezza statale lituano, l'aggressione mirava a impedire l'attuazione dei progetti dell'opposizione russa in relazione alle prossime elezioni presidenziali, definite non democratiche. Decine di agenti stanno setacciando i boschi vicini alla zona dell'attentato in cerca di prove per identificare l'aggressore. Dopo aver incontrato il presidente francese Macron a Parigi, il presidente della Lituania, Nausėda, ha assicurato che sarà fatta luce sulla vicenda e ha detto che nessuno ha paura di Putin nel paese. Kur aiškiai matosi, kad tokie dalykai yra planuojami ir čia neturėtume stebėtis, bet noriu labai aiškiai pasakyti. Tarnybos įvertins, ištirs ir tikiuosi ras kaltus asmenis. O Putinui galiu pasakyti tik vieną, niekas jūsų čia nebijo. Cresce però la preoccupazione tra gli attivisti politici anti-Putin che si trovano in Lituania. Life, la mia storia nella storia, è il titolo della biografia di Papa Francesco, scritta a 4 mani con il giornalista Fabio Marchese Ragona, in uscita il 19 marzo. Nel libro il pontefice parla, tra le altre cose, del conclave che lo ha eletto, degli effetti dei suoi ricoveri ospedalieri sugli equilibri in Vaticano e sulle speculazioni generate dalle sue condizioni di salute. Nonostante non abbia mai pensato alle dimissioni, Francesco ammette che se dovesse farlo non si farebbe chiamare Papa Emerito, ma semplicemente Vescovo Emerito di Roma. I Paesi Bassi vanno verso il governo tecnico. Il leader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders, non ha il sostegno degli alleati per diventare il prossimo primo ministro. Nelle elezioni di novembre il Partito della Libertà di Wilders ha ottenuto oltre il 23% dei consensi, conquistando 37 seggi, 12 in più dell'alleanza fra socialisti e verdi. Wilders ha chiesto di vietare le moschee, le scuole islamiche e il Corano, ma a gennaio, facendo una concessione ai suoi potenziali partner di coalizione, ha ritirato il progetto di legge. La SpaceX di Elon Musk ha lanciato giovedì dal Texas la sua nuova Starship. L'astronave senza equipaggio ha fatto progressi rispetto ai 2 test dello scorso anno. È riuscito infatti a staccarsi dal razzo e a volare nello spazio per circa un'ora prima di perdere i contatti al rientro nell'atmosfera dopo essersi probabilmente disintegrata. Il test è stato un successo per i vertici dell'azienda e per la NASA, con cui SpaceX collabora per il ritorno dell'uomo sulla Luna.